Da pure poche anime. Boh, anonimo sto boss, sinceramente. Dai. Non va via neanche la nebbia, quindi che succede di bello, dai. Bel lavoro, in ogni modo non arrenderti. Cioè, per carità, è tipo quel boss di... Dark Souls 2 o No, di Demon's Souls. Demons, Che sì. evochi un tizio che chiaramente se non c'è nessuno ti mette il bot. Però, cioè, questa qui pur di non perdere sei disconnessa. Che palle, dai. Cioè. Anche perché, cioè, era veramente scarsina. Perché con la build fede, ok, che eravamo in tre, però. Ma tra l'altro i lancieri della chiesa, c'è gente dice, ma vanno contro 3-4 persone alla volta, è ovvio che perdono. Non è vero perché il sistema è fatto in modo che loro contro più gente vanno, più hanno vite e più fa male. Quindi i Infatti, lancieri perché della sei chiesa un boss, sono, in teoria cioè, le sono meccaniche del boss avvantaggiati. sono Ma le stesse, no? infatti dalla gente che sa giocare tutti dicono che preferiscono andare contro molta gente, perché diventano molto più forti. E questa qui non combatteva, scappava. Ma questa qua non aveva senso, cioè. Io nel frattempo sono Boh. salito su una torre. Salga, salga e Eccola. troverà Gesù. È probabile. Ho aperto la porta. Ok, una signorina. Che ha un uovo in mano. E infatti tocca guscio vuoto. Voglio vedere cosa succede, guarda. Mi tirano dentro, secondo me. E si è rotto. E c'è la tizia che non ha più gli occhi, va bene. Filianor. E adesso me lo dirà, però è probabile che sia lei. Ma salve. Dal guscio viene emessa della luce, molto bello. Ok. Lei è avvizzita, è morta, va bene. E sono in quella valle che si vede nella intro, tra l'altro, adesso. Yes. Tutta piena di cenere e tutto. Bello, dai. Accendi falò. Lo faccio subito. Niente, questa qua è morta e basta. Il falò mi... Vabbè, mi riposo anche. Dove c'è da scendere o da andare giù di qua. Va bene. Vieni che così ti evoco. Ah, ok. Io ho già messo. Comunque, una cosa. Mentre stai evocando Serpilla, te lo posso dire perché tanto questo episodio al momento è durato pochino. Due cose. Mi piacerebbe mi dicessero qualcosa in più su Dark Souls generale, ma... Penso che non mi verrà detto, perché in teoria dovrebbe essere il capitolo conclusivo generale, quindi che dice tutto, veramente che chiude tutto, ma al momento, beh. E boh, un po' mi dispiace che non mi stanno dicendo nulla. Però, ehi, non si può richiedere tutto. Stolto. Io sono scemo io che in effetti lo chiedo. Sa, vedo che... Come strada obbligatoria c'è da andare di qua, sembra un'area abbastanza grande al momento. Ed è l'area che si vede con i pellegrini che camminano in teoria, giusto? Tu mi Eh sì. confermi. C'è uno che si trascina. Oh, Filianor, aiutami, te ne prego. Filianor.
Il cappuccio rosso è qui per divorarci. Per divorare le nostre anime oscure, eh? Il cappuccio rosso sarà Guile, va bene. E c'ha una corona, questo. Ma se lo uccido? Se lo uccido? Povero. Fino allora aiutami, te ne prego. Basta, niente, non dice niente. Allora, qua vedo che c'è un'entrata palese per un boss. Bravo. Guarda che cosa c'è sull'orizzonte. A Norlondo? Guarda, cioè, vedi che ha messo tutti i cicli di Dark Souls, vedi? A Norlondo, Dark Souls 2, Lothric, Dark Souls 3 e basta. E questo cos'è, una cappella? Non siamo volgari, questo è un video family friendly. È il Pantheon? È un Pantheon questo? Cos'è? Vuoto? Ti ho cercato a lungo, creatura dell'oscurità. Io sono Shira, figlia del Duca, ridata amica di Midir. Ok. Però intanto io stavo leggendo. Stanno munito totalmente la blasfemia, eh? Ma di che? Ti ammazzo prima che possa parlare, eh? Ciao, Shira. Ma era quella che non potrò mai perdonare quelli come te? Crocifisso del re pazzo? Eh? Non sto capendo, aiuto. Lei si è incazzata perché abbiamo svegliato Filianova. Ah, ok. Perché si capiva. Una lancia a croce da cui pende un cavaliere deforme. Un cadavere deforme, scusate. Nella famiglia reale dei Pigmei nacque un re pazzo, ma Shira, cavaliere di Filianor, lo abbatté. La lancia di Shira non poteva però distruggere il re immortale e restò bloccata nel suo corpo. Shira li portò in un luogo oscuro, dove rimane di guardia. L'asta di Titanite. Questo. Anche la lastra di Titanite vedo che la regalano qua. Allora, due cose. I pigmei non me ne vuoi parlare, no? Perché ormai mi sembra che... Facciamo che non parliamo della figlia... La figlia del Duca. Faccio finta di non aver sentito niente. Ma anche perché se è un regno dei pigmei ci sta che esistono vari titoli, no? Adesso faccio lo estremo speculatore, anche perché... Sì, però c'è il Duca in Dark Souls. È uno solo il Duca, in teoria. È uno solo il Duca. Anche perché lì ha tutto a che fare con la famiglia reale, Filianor, Gwyn, Midir. E guarda che schifo, alla fine dei tempi non c'è più nessuno tranne te e questo qua. Perché? Quello lì? Sì. Ah, è un cavaliere con le due spalle. Ma a caso, cioè. Magari c'è di... lui. Magari è quello di prima che non ha sentito problemi. Lo. Quanto equilibrio però me lo con quanto equilibrio me lo stai dicendo? Minchia! La storia di Titanite, vabbè, ti regalano la storia di Titanite. Questo DLC è fatto esatto. Per... guarigione cosa benedetta. Vabbè. Allora, qua è telefonato che c'è il boss finale, mi pare di capire, perché... No. Cioè, è proprio... Guarda, se giri a sinistra c'è il boss. E poi è un'entrata, no. Quindi... Ma che dici? Anche perché non c'è un oggetto, non c'è niente, quindi... È solo cenere. Vabbè, a questo punto entrerei, perché tanto... E a quanto mi è stato detto dai miei compari, i miei amici, compreso appunto Serpilade, c'è una cosa, mi hanno detto che c'è una cosa, purtroppo il boss finale so già che è Guile, perché la gente mette come immagine in copertina del video Guile,
Quindi io lo so già che Guile è il boss. Posso anche passare da qua? Sì. Lo so già che il boss è lui. Però mi hanno detto che in teoria c'è qualcosa che mi farà incazzare. Magari non mi accorgo neanche, però. Magari no, però a me ha fatto incazzare. Da fan della serie, tra l'altro, non peraltro. Esatto. E so che è una cosa che tu ci tieni abbastanza. Ma Ok. comunque. C'è un tizio splattato. Questa è una citazione, perché sono 9 troni, te lo dico. Del Signore degli Anelli? Cos'è? Eh sì, perché loro sono tipo i re dei pigmei che hanno creato l'umanità, quindi i re degli uomini, e sono 9 troni. Sono 9 troni, Signore degli Anelli, va bene. Anche il Signore degli Anelli dentro il casino, va bene. E i Nazgûl? Eh? No, niente. E c'è Guile che credo che stia divorando qualcuno, perché ha detto che Guile divorava, no? Sta vomitando dopo un after party, no? Anche. C'è uno spadone enorme, si è ingrossato, quindi deve aver fatto pesi. Culturista. Che ci fai ancora qua? Dammi la forza, quella cosa, la tua anima oscura. Dammi la forza. Ok. Per il dipinto della mia signora. Ok. E ti lancio un corpo Citazione come Tartorias. Siete Artorias, va bene. Cosa? Ma lontanissimi, eh? Io... stiamo scherzando? Così tanto. Sta già crepando così, arrivo. Non gli ho dato un colpo. In quale Madonna. mossa? Vabbè. La cazzata. Va bene. Cioè, lui in pratica è rimasto qui nell'estremo ultimo tentativo di Allora, salvare il lui è dipinto. sopravvissuto a tutti i cicli, ma non come noi che ha fatto il time skip, lui li ha proprio vissuti, per questo è diventato così grosso. Ecco, mi fa il culo se mi becca. E lui è venuto a cercare alla città d'Anelli l'anima oscura, perché serve per la pittrice, per il suo dipinto. Affari. Un luogo caldo e accogliente. No, un luogo. Non ho capito perché serve, ma serve. E poi è un super. Cioè, vola. Si è skillato a bestia. Beh, sì, probabile. Allora, spero non sia come l'anima dei tizzoni che a un certo punto gli devi togliere tutta la vita per farlo entrare in seconda fase, perché ha un fracco di vita in più, secondo me, dell'anima di quello là. Chi lo sa? Io. Va bene, metà. Babbo Natale. E che cos'è quello? Sangue. Così questo è sangue, è il sangue. Il sangue dell'anima oscura. No, non dirmelo, no, per favore. No, se seriamente baffato col sangue. Cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? Bloodborne. E c'ha le ali? Eh? Io che non gli tolgo un K? Vabbè, i cerchi gemelli, no? Che torna. Quanto? Quanto? Tolgo un ma, una cazzo. Non tolgo un cazzo, non tolgo. Cos'è che fai? Una cazzo, non tolgo.
Dai, come cazzo si fa? Come cazzo? C'ha tutto il sangue. Dai. Ah sì, il famosissimo sangue dell'anima oscura, certo. Cioè, era un po' difficile non notarlo, però... Guarda, non gli tocco un cazzo, guarda! Faccio cagare! Au! Cioè, arma baffa... Guarda, c'è il sangue! È tutto coperto di sangue il suo mantello! Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Dai, oh! Occhio, vai via, vai via, vai via! Che presa in giro, dai! Guarda! ma sei un boss o sei un anime, cioè. Guarda, muoio adesso, guarda. Guarda, Teo. Cioè. Ce l'abbiamo, tranquilli. Guarda! Cioè, Naruto! Minchia, ci ha lanciato, ha proiettato in avanti il suo attacco. Dai, io, no, veramente. Da, guarda te, sti schifosi bastardo. Ok, fulmine. Lo vedo. Il Tonitros, il fulmine suo è color Tonitros. Wow. Dai, fa proprio il piccolo Tonitros, perché non gliel'avete messo? Piccolo principe. No, fa tipo il piccolo Tony, tu sei presente? Hai presente? Eh? Sì, sì. Presente, presente. Cazzo! Au! Tra l'altro non è neanche più fiasco. E io ce n'ho ancora una. Tu hai combattuto molto. È la benedizione divina. Urca bazurca! Perché sono una leppa, sono una leppa, non so. Occhio, via, via, via. Sì, sì, immaginavo. E che cos'è quello? Kaioken? No. Che? E perché non l'ha fatto prima? Mamma, aiuto! Minchia, no, cioè mi sta passando la voglia, guarda. Per carità, sei come boss e... sono morto. No, lo uccido io. No, non lo uccidere! Non lo uccidere! Ah. Però non credo che l'abbia battuto. Buon day. I'm speechless. Adesso tanto, visto che... probabilmente... cioè, il boss finale, ma dobbiamo... del DLC, dobbiamo ancora fare Midir, quindi... sì. Non è il boss finale, anche perché devo cercare un'arma decente da prendere. Cioè, già quella che stavo usando va bene, però io veramente non ho parole in sto momento, anche perché ho sbagliato il tasto, quello che fare. Allora, io capisco tutto. Il boss di per sé da solo è bello. È molto bello. È un boss molto poco alla Dark Soul, ma Dark Soul è diventato un anime in pratica dopo. Prova a vedere se gli tolgo di più con una spada puramente fisica, anche se dubito. Però, allora, c'è da dire che a livello di boss, è un boss figo da fare. Dark Souls è diventato praticamente un anime, come discutevamo un giorno con Shaka, quindi ci sta che il boss sia molto più veloce, molto più così, e quindi va bene, è in completo stile col gioco. Però, cioè, non puoi farmi un errore, cioè, non è un errore, l'hanno fatta apposta. L'hanno fatta apposta, No, io mi stavo cambiando, aiuto. Tra l'altro adesso devo andare là, magari perdo anche le 100.000 anime che avevo, forse. Ho sbagliato posto. Mi sono pompato appena appena l'armatura. Tolgo pelo pelo di più. Vabbè, ci sta. Non è male. Anche perché non me ne ero accorto. Lui c'ha i vasi sanguigni. Ma guarda. Che allora i movimenti sono fatti col culo. Cioè, i movimenti gira lui come ne ha voglia. Cioè, il boss è figo. Però i movimenti, non puoi fare dei movimenti così in un boss. Dai, per favore. Mi fa schifo come.
Cioè, i movimenti di sto boss mi fanno realmente schifo. Cioè, si muove col cazzo, proprio. Cioè, i movimenti sono fatti. Io pensavo coi piedi, ma... Tra l'altro... Quella. Ci fosse un repost, ma fa niente. I suoi movimenti sono fatti realmente col culo. Quello c'è da dirlo. Cioè, perché vola, fa quello che ne ha voglia, però... Non particolare. Però, cioè, capitolo finale di Dark Soul, che tra l'altro... già DLC, ti aggiunge robe in più che effettivamente ci potrebbero stare e ti spara delle porcate, delle porcherie immonde, che schifo cazzo, cioè, perché già con Ariandella era successa sta cosa e che avevano ok, schippo totalmente, magicamente teletrasportati via. 130.000 anni. Cioè, bello che qua ti attacca col mantello, per carità. Ma quello è un attacco di quelli che fanno in Bloodborne. È uno degli attacchi magici di Bloodborne, che sono di sangue. Santo il padre onnipotente. Cioè, bello che usa pure la sua magia, che è diventata più forte, quella di Krillin. Bello. È figo come boss, però. Cioè, ne avevo sentito parlare bene di boss effettivo, però. Affronta con qualcuno della tua taglia. Affronta qualcuno della tua Lantec. Taglia. Se ti sparassi un fulmine. Come la metti? Quei 131 danni di sempre. C'ha la mamma. Guarda, c'è poi quello lì. È lo stesso identico attacco che fa il Tonitrus. Lo fa il Tonitrus. Cioè, l'attacco speciale, quello del piccolo Tonitrus, è questo! Occhio, perché quello è cattivo. Porca! Guarda te. Bello. Ah, poi tra l'altro, non per dire, ma questo DLC è... scappa. Questo DLC è fatto per personaggi puramente fisici, perché io che sono piromante facevo schifo con l'arma per il piromante. Con l'arma fisica magari facevo meglio. Eh sì. Questa è una grossa pecca, perché io ho piromante forte anche in altre statistiche. Però, cioè, quella spada lì che avevo io, la spada Donnie, cioè, non so, cioè, faceva parecchio danno. Come attack rate aveva 550 di base, se la buffava andava più di 600. E toglieva 300 perché gli altri erano schifo, cioè. Anche io ho usato una spada oscura, però, in generale, non mi pareva che se uno avesse avuto un'arma del fulmine cambiava tanto, però. Adesso mi sta venendo da sparare, cioè, non sono neanche più oggettivo perché sto sparando sulla Croce Rossa, ma, cioè, ogni cosa ormai non mi sta più piacendo. Bello, e lui è il boss finale di tutta la saga, tra l'altro, eh. Cioè, che alla fine dei tempi, quello che vedi tu, lasciamelo finire a me. Dai, è tutto tuo, tutto tuo. Con l'attacco in salto. Yeah. Guarda, sono dei vasi sanguigni quelli, ma ti pare? Anima di Gaia, cavaliere scavo, sangue dell'anima oscura, che sembrano delle ceneri. E medaglione solare. Boh. Sono... Boh, non so veramente che dire in più. Accendo il falò. Accendo il falò. E leggo gli oggetti. Pigmento indispensabile a creare un mondo dipinto. Sangue dell'anima oscura. Sangue dell'anima oscura colato dal... Sangue dell'anima oscura colato dallo squarcio del corpo di Gael, il cavaliere schiavo. La sua signora, che attende ad Ariandel, potrà usarlo per dipingere il nuovo mondo. Quando Gael giunse al cospetto dei signori dei pigmei, scoprì che il loro sangue sarà mai seccato e si consumare l'anima oscura. Boh, e quindi? Ossa del campione, vabbè, non le ho ancora usate. Anima di Gael. Tanto poi so anche che ci sarà un'anima di Midir, quindi... si vola.
Anima di Gael, cavaliere schiavo. Anima di Gael, il cavaliere schiavo, un'anima corrotta in intrisa di potere. Usala per acquisire numerose anime o trasferiscila per estrarre la vera forza. Gael, il cavaliere schiavo dal cappuccio rosso, vaga a lungo alla ricerca del sangue e dell'anima oscura, affinché potesse essere usato come pigmento per il mondo dipinto. Gael, però, sapeva di non essere il vero campione. L'anima oscura l'avrebbe consumato, distruggendo ogni speranza di tornare sano e salvo. E quindi si è succiato il suo sangue, non ho capito, scusa. Cioè, praticamente lui ha preso l'anima oscura, però ha visto che sarà seccata, quindi l'ha mangiata letteralmente dai re, e praticamente nel suo corpo l'ha, come dire, metabolizzata, digerita, e quando lui sanguinava, sanguinava anche l'anima oscura che aveva il sangue. Ha senso, no? Sì. Adesso, piccolo trasferimento, prova ad andare a dare quei cosi là alla signorina che dipinge. Tanto ci scommetto chissà che cosa che non li posso usare. Cioè, non glielo posso dare. No, se gliela puoi dare. Sono di una delusione. E ti aspetteresti tipo... Ah, filmato finale che ti fa vedere, no? Sì. Allora, sono arrivato. Mondo dipinto di Arendelle, tutto brucia. Ma credo che fosse una conseguenza della boss fight. Salgo dalla bambinetta che diceva di zio Gael. Chi non capisce il fuoco non può dipingere un mondo. Chi è stato inghiottito non deve. Non temere, madre, non ho dimenticato. Off sangue dell'anima oscura. Vuoi darle sangue dell'anima oscura? Sì. Creatura della cenere. Cazzo, ti prego dimmi il tuo nome. Voglio che il mio dipinto abbia il tuo nome. Rivela il tuo nome. Grazie, darò il tuo nome al mio dipinto. Sarà un luogo freddo, scuro e accogliente. Un luogo che qualcuno possa prima o poi chiamare casa. Chissà quando tornerà zio Gael. Spero che il mio nuovo dipinto possa diventare come una casa per lui. E invece no, pensa un po'. Ti ringrazio, non temere. Dipinto a luogo freddo, scuro e accogliente. E qua devo farglielo ricaricare. Devo ricaricare l'aria. Per cosa? Per farglielo dipingere o non lo dipinge? Non finirà mai di dipingere. Io al momento sono costernato. Non sono... Cioè... Vuoi sapere, dato che la community è bella, vuoi sapere cosa dicono chi sia quel dipinto? Bloodborne. Madonna santa, veramente. Allora, tanto qua c'è un tizio che rotola. Io sono proprio deluso. Dovremmo battere ancora Midir, quindi mi sa che ci andrò con... questa spada o con l'ascia della mazza draghi, vedo com'è, devo capire come batterlo, ci metteremo un sacco secondo me. E niente, con questo sfondo di tutto che brucia, io vi saluto, ci vediamo in prossimo video e basta. Alla prossima, ciao ciao. Ciao.